chiamo Massimo Camaglio, 49 anni, pratico triathlon, faccio distanze lunghe che sono Ironman. Ho iniziato per caso perché dopo un incidente ho fatto 300 giorni di gesso, i medici mi dissero che non avrei potuto fare nessun tipo di sport da impatto per quanto riguarda il discorso gambe, ovvero sia corsa, sci, snowboard, eccetera. E non rassegnatomi a questa cosa, ho iniziato a nuotare, pedalare e correre. Di conseguenza ho cominciato a fare qualche gara di triathlon, le prime erano gare abbastanza corte e poi pian piano, da cosa nasce cosa, ho iniziato a fare le gare di Ironman. Le gare di Ironman sono le più lunghe, sono di una distanza di 3 km in acqua, 180 in bici e 42 piedi. Fondamentalmente il nuoto è la prima frazione delle tre. E nei periodi di allenamento più lunghi vengo al massimo due volte a settimana, faccio dalle 120 alle 160 vasche ogni allenamento e vado a casa. Il triathlon, come ho detto prima, sono appunto tre discipline. Si parte dall'acqua, c'è la frazione in acqua, si cambia, si prende la bici, si fa la frazione in bici e poi dopo, finita la bici, via a piedi. Per diventare Ironman bisogna innanzitutto allenarsi anche 2-3 volte al giorno, tutti i giorni, per anni. Non si può improvvisare niente perché sono distanze veramente lunghe. Una gara, diciamo, tradizionale di Ironman, considera che sono almeno dai 2005 ai 4000 partenti, perché sono due gare di mondiale. Partono, diciamo, i professionisti nella prima frazione e questi finiscono la gara in condizioni perfette, 8 ore 20, 8 ore e mezza, 8 ore addirittura qualcuno. E gli ultimi anche 16-17 ore. Fisicamente sembrerà probabilmente anche traumatico fare uno sport con delle distanze del genere, ma se ci si allena con metodo e con costanza è come fare una casa, un mattoncino sopra l'altro, ci si allena, il corpo si abitua e queste distanze diventano quasi la normalità. Ok, metto giù la bici, mi tolgo il casco e parto a piedi. Facciamo un'oretta. Si parte. Ho finito la frazione in bici, che è la frazione nella quale pago un po' di più, e inizio la frazione a piedi, che è quella che preferisco. Alla corsa dedico circa 3 volte alla settimana, vicino alla preparazione, faccio da minimo di 15 km a massimo di 30. Penso che i medici mi hanno detto che non potevo più correre a piedi, adesso rido perché riesco a fare queste distanze senza avere nessun tipo di ripercussione fisica, anzi mi fa veramente star bene e questo parte il corpo, fa bene anche la testa. Qui c'è qualche ricordo della mia carriera, se vogliamo parlare di carriera. Queste qua le ho vinte in Germania da finisher, questi sono i tempi che ho fatto in Austria e queste sono le medaglie che ho vinto in Austria, che sono le medaglie che ti danno quando si arriva al traguardo di un Ironman. Come obiettivo avrei di scendere sotto le 11 ore, che dal mio punto di vista potrebbe essere raggiungibile, e il grande sogno sarebbe andare alle Hawaii a fare l'Ironman Hawaii, dove è nata effettivamente questo tipo di disciplina.